Buongiorno Giuliana Desio. Buongiorno e tanti auguri per la tua trasmissione che è iniziata ieri. Che è iniziata ieri, brava, la vedo sul pezzo, la vedo preparata. Sei entrata con questa canzone che canti tu, che si intitola Canzone arrabbiata. Ecco, brava. Tu sei arrabbiata? Ora sei arrabbiata? No, assolutamente non in questo momento. In generale potrei sviluppare dei pensieri che mi portano all'arrabbiatura, però li evito. Sei riuscita a arrabbiarti, arrabbi di meno o di più rispetto a molto quando avevi meno, quasi niente purtroppo. E mi spieghi come purtroppo? Ma sì, perché sono stata tanto arrabbiata da ragazzina, da ragazza, adesso basta. No? Peraltro la musica di Nino Rota, anzi sentiamola, risentiamola un attimo perché mi sembra interessante. E tu la cantasti perché... Eccolo Nino Rota, il giro di Nino Rota, Emiliano. Spettacolo, storia d'amore e di anarchia diretto dalla grandissima Lina Wertmüller. E oggi cosa ti fa arrabbiare invece? Ma oggi ogni tanto, soltanto per quello che riguarda magari le cose di lavoro, qualche volta penso di meritare di più, ogni tanto lo penso, quindi mi arrabbio. Però poi, e insomma, con chi ti sfoghi? Ah no, con nessuno, non mi sfogo più, giuro che proprio ormai sono diventata mite, tristemente mite. Senti, ho visto che l'anagramma del tuo nome, lo hai detto in una intervista al Corriere della Sera, è delusa in gioia. C'è neanche un altro, eh? C'è la gioia? No, c'è l'altro com'è? Ne ho fatti due, perché c'era un periodo che io mi divertivo a fare gli anagrammi delle persone, infatti tutti mi venivano da me e mi dicevano fammi l'anagramma, perché ero diventata brava. Di me ne ho fatti due, delusa in gioia, che mi sembra molto evocativo, bello, insomma, misteriosamente bello. E poi c'è E addio giunse le ali, che può essere interpretato in tanti modi, cioè addio congiunse le ali, cioè tarpò le ali a Dio, oppure addio aprì le ali. Non so quale delle due, francamente. Meglio la seconda. Certo, meglio la seconda. Senti, anche nel delusa in gioia, c'è la gioia ma c'è la delusione. E, è molto bello quando ci incontriamo ascoltare i tuoi racconti, perché sei una donna super intelligente e che ha una grande consapevolezza di sé, quindi ci aiuti tutte ad avere maggiore consapevolezza di noi stesse. Quindi partirei dalla mamma. La mamma? E la vediamo in un filmato del 1983. Tua mamma Elvira parla di te e potremmo dire forse che è stata la tua, dopo l'andata via di papà, è stata anche lei una delusione o no? No, la mamma non è stata una delusione, la mamma è sempre la mamma. Cioè la mamma era una donna infelice e quindi ho vissuto accanto a una donna infelice, però era anche una donna molto intelligente, come spesso succede alle persone infelici, quindi ho assorbito la sua infelicità, ma ho assorbito anche parte di tutta la sua profondità e la sua intelligenza. Quando studiavo al liceo c'era Schopenhauer, che ovviamente i ragazzi amavano moltissimo, perché ovviamente il filosofo femminista per definizione, diceva che aumenta il sapere moltiplica il dolore. Sembrerebbe un luogo comune, ma in realtà ho riscontrato nella realtà che è abbastanza vero, cioè soffrire... è anche un po', cioè essere intelligenti è anche un po' un viatico per soffrire, perché pensare molto, leggere attraverso, nelle righe, non leggere quello che le persone ti dicono, ma leggere quello che non ti dicono, per esempio, che è una cosa che io, un esercizio nel quale io mi attardo spesso, è una cosa che ti porta a scoprire delle cose che non ti rendono felice. Però, insomma, detto questo, c'è anche la gioia, c'è il godimento, io sono una abbastanza godereccia. Cosa ti fa felice? In vari momenti della mia vita mi hanno fatto felice molte cose che riguardano soprattutto il corpo, nel senso che a me piace molto lo sport. Ho scoperto che alla fine, dopo la psicanalisi, dopo le letture, dopo gli struggimenti amorosi, lo sport era la cosa che mi faceva meglio. Perché mettevamo pace al cervello. Pace al cervello, quella è la formula, mettere pace al cervello, cioè proprio ottundere i pensieri. E per esempio giocavo a tennis, cosa che non posso fare più per un motivo che, insomma, è noioso spiegare, una spalla che è stata operata male, e quindi non gioco più a tennis. Però quando giocavo a tennis ero veramente felice. Mamma Elvira, la vediamo. Tributo a te e tributo anche a lei. Giuliana, è tutto un contrasto nel carattere, appare dura e invece secondo me, poi può darsi pure che gli altri non riescano a captare queste...
secondo me ha dei lati del carattere dolcissimi. È una ragazza apparentemente con un grande spirito di indipendenza e invece ha bisogno di una persona a cui appoggiarsi. Proprio ne ha un bisogno di amore quasi patologico. E poi che più? Ed è fragilissima, emotiva, timida. Sembra strano che un'attrice sia timida, invece io credo che abbia scelto anche di fare questo lavoro perché quasi per fare una violenza a se stessa, al suo temperamento così, così timido appunto. Allora, che impressione, io mia madre la ricordo esattamente così, ma la voce è molto simile alla mia, io non ricordavo che aveva questa voce così simile alla mia. Mi ha fatto, sembra doppiata da me, è una cosa stranissima. La mamma, vedi? Mamma mia. E vabbè, mamma mia. Era bella, era... Poi parlava di sé in realtà. Perché tutte le cose che ha detto possono essere tranquillamente riportate a se stessa. Il bisogno d'amore quasi patologico? Certo, a parte il fatto che chi non ha bisogno d'amore, cioè... È il quasi patologico che è. No, magari non tutti hanno un bisogno patologico d'amore, però il bisogno d'amore, insomma... Ma è vero che tu non l'hai mai vista ridere, tua mamma? Possibile? Pochissimo. Pochissimo ho visto ridere mia madre, quando rideva si illuminava tutta, era bellissima, aveva un bellissimo sorriso. Bella, sì, bellissima donna. Bella, bella, ma rideva poco, sì, mia madre rideva poco. E dicevi, ho dovuto lottare per non ripetere i suoi errori, ovviamente lì poi tuo papà, i tuoi si separano molto presto, no? Sì, sì, io avevo 11-12 anni, sì. E tua mamma aveva questa dipendenza dall'alcol che per te era... problematico, immagino, quando iniziò? Quando iniziò non lo so, io la ricordo sempre così. Sempre? Sì, sì, sempre così, da piccola proprio. Da piccola facevo lo slalom per cercare di capire quali erano i momenti della giornata in cui potevo comunicare con lei, perché poi da una certa ora in poi diventava strana, ma io non capivo. Gli strumenti, perché certo. Poi l'ho capito durante l'adolescenza cosa stava succedendo. Vabbè. E tu che rapporto hai avuto con l'alcol e no, con le dipendenze in generale? Io sono astemia completamente, cioè proprio non posso bere neanche un goccio così di vino. Guarda, c'è anche il tuo professore che parla di te, un tuo professore, così ti dico anche chi è. Io mi ricordo anzitutto il temperamento, mi ricordo la vivace intelligenza e mi ricordo una sua certa insofferenza verso la struttura scolastica. Era una ragazza... È una ragazza che sente il bisogno di libertà, di una sua autonomia, di una sua personalità. Si capiva certamente che non era destinata a fare una vita banale e doveva evadere dalla provincia. La ricordo con grande simpatia. Io ricordo che quando faceva la quarta ginnasiale, verso il termine dell'anno scolastico, fu interrogata in matematica e non andò bene. E si rese conto di questo fatto e chiese di uscire, poi seppi che le era venuta una crisi di nervi e dal che dedussi appunto che era una ragazza piena di dignità che non voleva dimostrare questa sua debolezza in presenza dei compagni e mia. Professor Chiellini era il professore che io stimavo di più, un fiorentino intelligente, affascinante e purtroppo nell'unica materia dove io andavo malissimo era la matematica e quindi mi disperavo perché l'unico professore che veramente io stimavo moltissimo era lui, però non ce la facevo, cioè con la matematica non gliela facevo. E questa cosa lui l'ha notato che non volevi farti vedere arrabbiata, non volevi darla, insomma, di far vedere il tuo cedimento agli altri? Questo l'ha notato lui, io adesso non neanche ricordo l'episodio, ma sicuramente andare male in matematica per me era terribile proprio perché il mio professore era lui che io stimavo tanto. E tu delusa in gioia hai avuto paura di deludere nella vita? Sempre, per esempio... Non nella vita non ci ho mai pensato di essere deludente, francamente. Però lo penso spesso nel lavoro, penso sempre di non essere all'altezza di quello che faccio, quello lo penso continuamente. Nonostante di più. Tutto, nonostante tu ma sia perché metti Giuliana sempre l'asticella. Sì, vabbè. No, metti l'asticella sempre un po' più in alto senza rendertene conto e quindi sei sempre in affanno perché non arrivi mai lì dove vorresti arrivare, dove non arriverai mai, ovviamente. Dicevamo papà che peraltro è morto da un paio d'anni. Da pochissimo, sì, da un paio d'anni, sì. E andò via presto, tu hai detto che
Vi siete mai riavvicinati? Cioè, non, anche quando c'era non c'era, tu dicevi. No, mio padre quando c'era non c'era, però poi dopo... Quando c'era non c'era? Però dopo quando non c'era, c'era. Cioè nel senso che quando non c'era più si è palesato poi, anche perché veniva a vedere i miei spettacoli, andava a vedere i miei film. E noi poi ci siamo frequentati un poco, ma ci siamo frequentati. Mia madre poi si è risposata, lui si è risposato 3 volte, insomma, quelle robe così, cioè non ho mai avuto, capito, la linearità. E tu con lui ti sei sfogata dicendo tu te ne sei andato? No, mai? Ma che palle, questi figli che poi rinfacciano ai genitori. Ma i genitori devono fare la loro vita, questi figli che... Costi quel che costi? Ma che cosa costa? Cosa costa? Non lo so, a te cosa è costato? A me non è che sia costato, non mi sono accorta che mi sia costato poi tanto. Sì, ok, mi è mancata la figura del padre, però ho trovato altre figure sostitutive probabilmente. Mi piace questo spirito reattivo, perché no, poi è quello che serve nella vita. Indagine sul cittadino al di sopra di ogni sospetto. Lui aveva 27 anni più di te quando vi siete conosciuti, tu eri poco più che una ventenne. Questa è la musica indimenticabile. Come innamorarsi di un uomo che vince un Oscar e non lo va a ritirare. Già solo questo. Soprattutto perché non lo va a ritirare. Certo, perché sì. Non lo andò a ritirare? Perché era timido, perché diceva che le manifestazioni pubbliche lo mettevano a disagio. Pensa a me, Moremiggi, che gli vanno un Oscar e non lo va a ritirare. No, pensa io che mi danno un Oscar e non ci vado di corsa. Subito, eravamo di corsa. Come diciamo, noi siamo già ai tornelli, ma noi siamo, no? Al tornello, ma noi siamo, di Los Angeles. Noi siamo normali, cioè quell'uomo lì era un uomo speciale, raro. Raro. Esatto, ti vediamo, Le mani sporche, il film che nel quale vi siete incontrati. Tu qui sei con Marcello Mastroianni. Voi vi amate? Nemmeno questo. Siamo troppo simili. Quando è successo? Cosa? Tutto questo nella tua testa, quando è successo? Quando è successo? Non lo so. Ieri forse. Quando lei mi guardava, sembrava tanto solo. Se avessi saputo. Non sarebbe venuto a trovarci. Io. Dio santo, ma se hai le malinconie, Slick, George, ti possono distrarre. Ma perché hai scelto proprio me? Io non ho le malinconie, non ho scelto nessuno. Non ho bisogno di scegliere. Avete censurato il bacio. Abbiamo censurato il bacio? C'è un bacio che è durato 20 minuti. Com'era a baciare Mastroianni? E mi pagavano pure. Quindi era vero il bacio? Sì, ragazzi, sì. Cioè, vero, vero, vero? Vero. Anche perché l'ho raccontato tante volte questo fatto. Questo bacio arrivava al centro di un piano sequenza che durava 15 minuti, che abbiamo provato tante volte. Quindi non c'erano interruzioni. Non c'erano interruzioni. Succede sempre che nei piani sequenza a un certo punto c'è qualcosa che va male, per cui bisogna rifare. E quindi noi siamo stati una settimana a baciarci. Che bello. Capisci che dopo una settimana uno insomma ci prende una certa... Giustamente insomma. Laura è andata dritto all'obiettivo. Com'era il bacio? Era un bacio. E Elio non era geloso, eravate già insieme? No, noi non eravamo assolutamente insieme, noi ci siamo poi messi insieme un anno dopo la fine delle riprese. Lui ti scriveva delle lettere meravigliose. Te le ricordi oppure sai, le rileggi? Raramente. Le ho rilette dopo la sua morte, 10 anni dopo, e ho capito delle cose che non capivo all'epoca, perché quando io le ho lette finalmente cominciavo ad avere un'età vicina a quella che lui aveva quando le scriveva. Quando a 20 anni non capisci niente. Dopodiché ho compreso la profondità delle sue lettere da grande. Per me l'amore è una donna, questa donna è il mondo, è quella parte del mondo che posso amare. E poi scriveva anche la sua sofferenza, nella quale diceva: io non sto bene al mondo. Ora, uno che non sta bene al mondo ha poche soluzioni. La più difficile è quella di volerci stare bene per forza. Tu sai che io non credo nella vita, ma io amo la vita. Tu per me sei un po' la vita. Anche una grande responsabilità. Sì, ma io non la sentivo questa responsabilità, non capivo niente. Cioè, a 23-24 anni sei un girino, non sei niente. Avevo delle potenzialità che lui aveva evidentemente compreso, ma che ha amato. Vedeva che era una ragazza
colta, che leggeva, intelligente, intelligente, però lui era proprio speciale, vabbè. Io ne parlo sempre, nelle interviste poi me lo chiedete sempre, ne parlo. Perché sentir parlare degli uomini speciali ci arricchisce sempre, sentir parlare d'amore. E quando lui muore tu eri sul set con Massimo Troisi e anche lì si salda un'amicizia, forse anche proprio nel rispetto che lui ha mostrato nei tuoi confronti e per il rispetto del tuo dolore. Però prima lo voglio rivedere, Massimo, perché sì, ci rallegra sempre, l'anima. Ci rallegra sempre. Cioè, volevo dire una cosa, Presidente. Cioè, voi mi avete fatto... mi sono dispiaciuto molto con voi, che cioè l'ultima volta che siete usciti in televisione, fatto terremoto, la cosa là, cioè mi sono dispiaciuto perché se io guardo la televisione con mio padre, mio fratello, stiamo tutti quanti là a guardarvi, no? Come sempre, perché sapete quando vi stimiamo, cioè un presidente, per carità. State là, però a un certo punto avete fatto, io mi ricordo buono che sono mio padre, mio fratello, avete fatto, rivolto là, avete fatto, chi ha preso i soldi del Belice? Guardava la parte qua proprio. Cioè, noi siamo rimasti un po', io ho detto papà, ma ce l'avevo con noi il presidente che guarda, chi ha preso i soldi del Belice? Ha fatto, cioè mio padre ha detto, pure mio fratello, dice, ma no, ti pare che i soldi del Belice, chi è... E invece avevamo guardato un'altra volta e poi un'altra volta, chi ha preso i soldi del Belice? Ha fatto, ha detto papà, ma li sono pigliati tu i soldi del Belice, che facciamo si figure niente con il presidente, cacciate i soldi. Ovviamente il presidente era Sandro Pertini e c'ha questo particolare del cuore che ticchettava, no? Che... sì, aveva questa valvola che faceva rumore. Io feci una figuraccia, come immagino l'abbiano fatto tante altre persone. Eravamo una sera in albergo, nel silenzio di un albergo di Napoli, e sentivo questo tic-tac, 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 tic-tac. E cominciavo a dire, ma scusate, ma qualcuno c'ha una sveglia in tasca? Tutti zitti. C'era l'aiuto regista che mi faceva segno così. Cioè, ma cos'è questo rumore? E lui mi disse, Giulia, sono ghie. Come sei tu? E mi fece vedere questa cicatrice. Rimasi chiaramente di ghiaccio, ma lui fu ovviamente carino. Non... drammatizzò la faccenda come faceva sempre, insomma. Un'altra persona speciale. Eh sì, eh sì. Ultimamente ne hai conosciute di persone speciali? No. Come mai? Come mai, secondo Serena? Te? Tu lo sai perché, come mai? Perché le persone rare sono rare. Anzi, io sono stata fortunatissima ad averne incontrate tante di persone rare. Adesso sono un po' orfana di queste persone, siamo tutti un po' orfani di queste persone, perché sono persone che fanno parte della cultura, dello spettacolo, della politica, del cinema, sono persone che ci hanno arricchito con la loro presenza e adesso poi se ne sono andati. Io ho avuto la fortuna di lavorare anche con molti di loro e quindi devo essere contenta di questo. E anche Giuliana ci ha fatto ridere. Questo è uno sketch del 2004, quando insieme alla Cortellesi canti. Sentiamo un po' cosa canti. Ah, ci credo un po'. Curre e va, goppa terra, curre e va, goppe stelle, tu che puoi diventare... Gig! Ciro! Ah. Spezzerà. Oh, mamma mia, che parola! Tutto quartiera sanità. Gira, gira! Noi restammo tutte con te, perché tu... Perché? Perché? E tu... Che bel ricordo. Complimenti per la voce. Ma io canto. Cioè, sì. Ebbene sì, io canto. La cantante è Teresa. Sì.
Certo, ovviamente, però io da un po' di tempo mi sono lasciata a camminare, ho cacciata la capa fuori sac, come si dice a Napoli. Ah. E adesso faccio sto un giro per l'Italia con uno spettacolo in cui nella seconda parte faccio proprio un concerto, canto. E questa cosa ti libera? È bellissimo cantare. Ti rende felice? Tornando alla gioia iniziale. Mi rende felice, naturalmente mi rende anche infelice, delusa in gioia, perché chiaramente penso ad Ella Fitzgerald, penso a ma uno può pure avere dei parametri un pochino più. Io penso quello, è come diceva Woody Allen rispetto a Dio, se qualcuno deve pure ispirarsi, vabbè, ho capito, però poi così si è sempre... C'è la pianista che dice, ma tu sai cantare, ma a che, come vorresti cantare? Io vorrei cantare come una nera. Ma non sono nera, quindi... Quanto ti capisco, la pelle è nera. Quindi quando ti metti a cantare... Però vedo che la gente è talmente stupita del fatto che io canti, che già il fatto, insomma, rappresenta dopo una cosetta ce la canti, però, mi sa, No, no, non credo. Senti, proprio. No, Teresa, una cosa, ho letto che ti voleva restituire a Gesù Cristo. Cos'è che ti voleva fare? Ti voleva riportare a Gesù Bambino? Sì, mi ha rimesso dentro un sacchettino appena nata e ha cercato di soffocarmi. Come cercavo di soffocarsi? Sì, vabbè, ma come c'aveva quattro anni e mezzo, ha visto questa cosa nuova che arrivava in casa, ovviamente come tutti i fratelli maggiori, ha detto, oh, vedo se riesco a rispedirla a Gesù Bambino, perché poi confessò pure, disse che mi voleva spedire a Gesù Bambino, però non le riuscì, perché sono ancora qui. E questa chi te l'ha raccontata? La mamma, ovviamente. Me l'ha raccontato la mamma e Teresa. Come ti ha salvato? No, vabbè, ma non ero proprio... Cioè, la bambina non aveva confezionato un pacco perfetto, per cui è chiaro che l'aria entrava e mi sono salvata. Senti, parliamo di nudi, lo vediamo. Casablanca, Casablanca. Alza. Bella, due di quadri. Successo e soldi. Ah, questa è brutta, vedi? Che? Asso di picche, la migliore, guarda. Indica un viaggio imminente. Come una freccia, Napoli. Questa è un po'. Perché? Fanta di cuori. Beh? Sai che vuol dire? Un uomo bussa alla porta. Guarda un po'. Chi è che bussa alla porta, Chiara? Dimmi chi bussa alla porta. Dai, Francesco, che ne so, che bus? Lo sai. Sì, sarà Giovanni che rivuole la casa. Con le tendine sale. Vabbè, io vado a letto che domani devo svegliarmi presto. Ma chi è a quest'ora? Francesco? Francesco! Chi è? Buonasera, sono il Fante di cuore. Un amore, a proposito di fragilità. Sì, grande fragilità che non si intuiva assolutamente in quel momento storico lì in cui lavoravamo insieme e ci siamo tanto frequentati per tanto tempo. Io non avevo intuito niente, non avevo capito niente della sua malinconia. Non lo so, la nascondeva molto bene. Era bravo, aveva tanti talenti, dipingeva, suonava, cantava, era un bravissimo attore comico. Per cui pensavo che magari questa cosa potesse essere abbastanza, evidentemente non lo era per lui. Lo sarebbe stato per te avere tanti talenti? No. Ecco. Hollywood Party! Hollywood Party? Diana, è inutile continuare. Io amo un'altra. Ti prego, Diana, non fare scenate come tuo solito. Adesso cosa fai? Cosa fai? Ti nascondi, vero? Ma lo vedi che sei un vigliacco? Lo vedi che non hai neanche il coraggio di guardarmi in faccia, vigliacco! Vabbè, bellissimo. Ma pensa a te. Con Crozza. Maurizio Crozza, che salutiamo. E Giuliana, hai fatto tanti anni di analisi. Leggo anche Transfer con tutti gli analisti. Cioè, ti sei innamorata degli analisti? Ovvio. Sempre. Come ovvio? Come pure Jessica è innamorata degli analisti? Ma io gliel'ho sempre detto al mio dottore, al mio prof, se fosse stato un po' più giovane.
c'è Romina, anni non so qui. Pure tu innamorata del suo analista? Sì, ovviamente in maniera platonica. No. Adesso non so se avete avuto analisti, chiunque, non siete obbligati a autodenunciarvi. Io sì, non mi sono innamorata, devo dire, però. Male. Male? Non so che cosa vuol dire. Ma è successo, non lo so. Forse è successo qualcosa, quindi. Beh, raga, adesso... Cioè... Entriamo in un territorio, come dire. Vabbè, noi facciamo il nome dell'analista, però. Vabbè, no. Ci mancherebbe. Appunto, tu ti sei innamorata del suo analista, il tuo analista se ne è accorto e che ti ha detto... I miei analisti hanno ricambiato il mio sentimento, però poi hanno fatto un outing e le analisi sono finite. Quindi, insomma, diciamo un sentimento che ha portato ad un amore corrisposto. No, ma non vissuto però, perché non, non si vissuto. Può. Non vissuto? Vabbè, uno smette di fare analisi, però va bene. No, non è così semplice. Lo so bene, dai. Lo so bene, perché ovviamente c'è una posizione di privilegio, no? Quello dell'analista rispetto al paziente. Quindi... Sì, ma insomma, secondo me, a me, io non credo che tutti questi transfert mi abbiano fatto bene, nel senso che poi ho perso un sacco di tempo. Magari era meglio cercare in un bacino di utenza più reale, capito? L'uomo. Un analista donna la prossima volta? No, cercare proprio un uomo vero, non un analista di cui innamorarmi. Cioè tu hai trasferito l'amore, il bisogno di protezione in un analista che, diciamo, professionalmente è tenuto ad ascoltarti. Durante il periodo in cui ero in analisi ho perso un sacco di tempo con questi giochi di seduzione reciproca che non dovevano avvenire, che invece con me avvenivano, forse anche per colpa mia, perché erano proibiti. Forse. Senti, invece abbiamo parlato, hai avuto una brutta disavventura col Covid, ma hai avuto anche un'altra bruttissima disavventura mentre stavi recitando un testo di Woody Allen, sei stata ricoverata d'urgenza, camera di rianimazioni, flebo. Me la racconti cos'è la paura di morire e tu come l'hai superata? Beh, io la paura di morire ce l'ho avuta col Covid, no, perché io col Covid ho sofferto soprattutto di intrappolamento, perché sono stata chiusa allo Spallanzani per 15 giorni senza che entrasse mai nessuno. Io soffro di claustrofobia, quindi certo. Per me il mio pathos era sull'intrappolamento, proprio attacchi di panico quotidiani. Invece quella cosa più grave che ho avuto prima, vabbè, però che stiamo entrando nella fase clinica adesso? No, perché... Non è una fase clinica. Vabbè, ho avuto un'embolia polmonare, una cosa di cui si muore, invece io non sono morta, quindi mi ritengo una sopravvissuta, ho avuto la sensazione di star per morire, il corpo mi ha dato questa informazione, perché il corpo ti dà delle informazioni molto precise se lo sai ascoltare, e ho avuto panico, ma nel momento stesso in cui ho provato il panico mi hanno stroncata, forse mi hanno fatto dormire, non lo so, non mi ricordo più niente. E quando mi sono ripresa c'era questo dottore a cui mi sono poi molto affezionata che... mi ha detto, che ha sorriso quando mi sono svegliata e mi ha detto ci andiamo a fare una partita a tennis, mi ricordo, e questo fatto del tennis mi ha subito riportato alla vita, nel senso che... E la gioia di tornare alla vita me la descrivi? La gioia di tornare alla vita non te la so descrivere, francamente. La gioia di tornare alla vita, e ci torni con molta naturalezza alla vita, perché la vita è naturale, cioè è molto più naturale vivere che morire. Purtroppo è naturale anche morire, ma per un vivente è più naturale vivere. Morire è impensabile. Giuliana, io sarei ora ad ascoltarti perché sei una donna così intelligente, così autoironica. Ma non lo di troppo, perché sto fatto che sono intelligente, poi alla fine... Tu dici, voglio essere stupida? Facciamo finta. Sai che c'era una frase del grande Gatsby in cui lei partorisce una bambina, Mia Farrow nel film partorisce una bambina e dice mi auguro che sia bella e stupida, è la cosa migliore che può essere una donna. Ma noi? Non lo siamo. Non lo siamo, vabbè. Andiamo a cantare. Vieni. Io non canto, Come no? Vieni. C'è Aznavour, che tua mamma aveva una canzone del cuore. Dove devo andare? Giusto? Mia madre sì, amava molto Charles Aznavour. Io veramente a me non piaceva perché ero piccola. Mia madre invece. Ti piaceva Moustaki? George Moustaki. Non vuole cantarci proprio niente. Ma credo che canta insieme. Ma no, Aznavour non lo so, nemmeno mi piaceva però me. Piaceva la mamma, quindi la dedichiamo alla mamma. Allora ti dedichiamo a questa canzone. Grazie. Con tutto il cuore. Alla mia mamma. Lei forse sarà la prima che io non potrò dimenticare, la mia fortuna o il prezzo che dovrò pagare. Lei è la canzone nata qui, che ha già cantato chissà chi. L'aria d'estate che ora c'è, nel primo autunno su di me. Lei, il viso che non scorderai, l'orgoglio ed il coraggio, lei, come un tesoro.
suoi. Lei, l'estate che ricanterai, il giorno che ricorderai, le mille cose che non sai, e puoi insegnarti solo lei. Giuliana, alla mia mamma, a Elvira, mamma Elvira, e a tutte le mamme infelici e felici di questo mondo che ci vogliono tanto bene. Tua mamma te ne voleva, perché quando parlava di te in quel filmato le brillavano gli occhi. Ci vediamo presto. Grazie, Giuliana Desio.